Amici di Teramica Knitter, buongiorno! Come sempre i miei vlog incominciano dalla stazione, ma questa volta, sorpresa, sorpresa, non sono sola e non sto andando a fare un workshop. Stiamo andando a Milano a festeggiare il nostro 25esimo anniversario. Ta-da! Anche lui ha voluto partecipare, ma parteciperà molto di più. È vero, Paolo? Siamo arrivati in albergo, bellissimo, Hotel Milano Scala, abbiamo voluto coccolarci un pochino, è stupendo e ha questa specie di cortile interno con le scale, adesso ve lo faccio vedere, è bellissimo. Ecco qui, vedete, questa è la vista dalla nostra camera. Rende molto di più in realtà vista dal vivo. E questo, vedete? E qua sotto c'è praticamente la hall. Stupendo, bellissimo! E sopra la nostra camera c'è la terrazza dove noi andremo domani a festeggiare il nostro anniversario con una bellissima cenetta, perché l'anniversario è il 17. Eccoci pronti per il nostro giretto, ci siamo riposati, rinfrescati nel nostro hotel meraviglioso e adesso shopping! Wow ragazzi, wow, bellissimo! Un sacco di gente, ma è stupendo! Praticamente è come Galleria Tergesteo a Trieste che si è dopata. C'è un delirio di gente! Dobbiamo tenere alto lo standard dei nostri viaggi, e cioè shopping non tantissimo, ma soprattutto si mangia. E quindi ci siamo fermati e abbiamo già ordinato... Che cosa, Paolo? È una centrifuga. Una centrifuga. Invece questa di Valentina. Non è vero! Questo meraviglioso cupolotto alla cioccolata in realtà è di Paolo, perché io sono a dieta ed è mia la centrifuga. Vorrei puntualizzare questa cosa, signori della corte. Ragazzi, un posto bellissimo, guardate dove sono, sul tetto della Rinascente, stiamo per fare la cena e dopodiché continua il saccheggio. Caro Paolo, festeggiamo, continuiamo a festeggiare in anticipo, sì. Cosa mangiamo? Stiamo mangiando mozzarelline fritte assieme a delle ottime verdurine fritte che non abbiamo capito cosa forse sono. Fiori di zucca, buonissime, vero? Buon appetito! Sì, è arrivata la pizza, buon appetito! E qualcuno con la faccia sta già mangiando, stanchi ma felici dal nostro ride mangereccio e di shopping, perché abbiamo saccheggiato. Si vedono solo due borse, in realtà sono proprio piene. Abbiamo fatto affaroni, sono contentissima! Anche lui, anche se. Anche lui ha comprato, anche lui. Siamo appena tornati in albergo, la mia intenzione non era assolutamente quella di filmare perché siamo piuttosto stanchi, ma abbiamo trovato una sorpresa in camera, guardate, adesso ve lo faccio vedere. Abbiamo trovato una bottiglia di spumante e della frutta per noi e anche un bigliettino! E adesso Paolo ce lo legge.
Gentili signori Bonivento, siamo felici di avervi qui da noi in un'occasione così importante. Vi auguriamo un piacevole soggiorno. Ma è una cosa deliziosa! Ma veramente, veramente carinissimi. E adesso ci ubriachiamo. Buongiorno a tutti, buongiorno. Siamo a fare colazione e oltre ad avere ogni ben di Dio, come vedete, abbiamo anche l'arpista. Stiamo andando alla Pinacoteca di Brera e io, ragazzi, grande scoop, sto indossando i Birkenstock che avete già visto nelle stories e ho dovuto fare coming out, tipo. E abbiamo trovato un bellissimo mercatino, adesso ci diamo un'occhiata e dopo finalmente Pinacoteca, la nostra grande passione. Stiamo guardando questo museo con grande piacere perché non ci sono frotte di turisti. E in effetti soprattutto cinesi, ma in realtà di solito sono giapponesi quelli che vengono in gita, ma insomma vabbè. Comunque stiamo vedendo delle cose bellissime, bellissime. Siamo ancora nelle sale non interessantissime, ma insomma abbiamo già visto Mantegna, meraviglioso. Non vedo l'ora di vedere le altre. Sono davanti ad uno dei miei quadri preferiti e non potevo non farvelo vedere perché è veramente bellissimo. Io questo lo adoro, guardate l'abito della donna, è stupendo, bellissimo. Hayez. Saliamo le scale del Museo di Arte Moderna e dopo ci faremo anche quello di contemporanea. Avrete capito che a me, al mio amore, piace molto la pittura e l'arte. Magari così non si vede dal video, però praticamente dal vivo ho lo stesso colorito di questa. Adesso il mio sembra paonazzo, il suo giallo, però vi assicuro che siamo uguali nella realtà. Ecco, diciamo, rispetto al museo di prima, del quale consigliavo veramente la visita caldamente, questo non è altrettanto affascinante e coinvolgente, tranne le ultime sale dove si comincia già il contemporaneo, dove ci sono dei bellissimi quadri di Morandi, De Pisis, Picasso, Van Gogh, che devo dire meritano la visita. Quindi saltate le prime sale, passate direttamente alle ultime. Siamo nel Museo di Arte Contemporanea, Padiglione di Arte Contemporanea, e mi hanno già detto che non posso fare il video, quindi niente, pubblicherò qualcosa sulle stories, ma solamente immagini. Ora di avere qualcosa qui sul collo, penso che mi abbia beccato una zanzara. La nostra pausa a pranzo non poteva non essere da California Bakery, dove io mi sto mangiando un bagel. Buonissimo, ma non grande come il toast di Paolo, e dopodiché ci daremo sotto con i dolci e la disperazione, l'urlo di Munch, perché siamo in via Monte Napoleone e c'è qualcuno che piange perché teme la disperazione del suo portafoglio, ma noi guarderemo, siamo delle donne modeste, guarderemo e basta. Eccomi qua nella mia cameretta, questo è il mio comodino con il mio lavoretto a maglia che magari qualche volta potrei anche fare. Oggi non l'ho fatto, ieri un pochino ma non tantissimo. Insomma, questa giornata mi ha distrutto, sono veramente stanchissima e adesso sto aspettando che Paolo finisca la doccia e dopo entrerò io, e abbiamo in programma una cena speciale. Questo pomeriggio abbiamo fatto veramente un giro pazzesco, via Monte Napoleone, via della Spiga, e ovviamente insomma abbiamo per lo più guardato, è bello anche così fare lo shopping solo con gli occhi, devo dire è stato molto molto carino. Anche questi due giorni, devo dire la verità, ho anche comprato qualcosina perché abbiamo approfittato dei saldi e qualcosina è scappata. Oggi per esempio ho preso due paia di scarpe, che non lo sappia nessuno. Una penso che la metterò già adesso, invece l'altra in previsione dell'inverno. Ragazze, sono pronta, ce l'ho messa tutta per essere carina anche oggi perché è una serata veramente speciale e ho indossato un vestito un po' particolare perché ha questi drappeggi, vedete, è nero, non si vede granché, ed è allacciato in vita. E poi ai piedi,
zac, zac, scarpe col tacco. Ho deciso di fare questo sforzo perché è vero che non ne posso più del mal di piedi, però in fin dei conti dobbiamo andare su in terrazza a prendere un aperitivo, poi la cena, e quindi posso resistere. Siamo a cena, ragazzi, e questo è il nostro primo piatto. Una tartara di manzo con un fiorellino che io mangerò, non lo so. Tu cosa farai, Paolo? Io proverò a mangiarlo. Sei molto coraggioso. No, sai che le viole si possono mangiare, no? Eh sì, questo qua. Sono molto curiosa, poi vi dirò. Non potevamo concludere il pasto, anzi, non potevamo non concludere il pasto con una torta al cioccolato buonissima. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Oggi mi sono dimenticata a casa il cellulare, quindi confido nel filmato di Paolo. Alle mie spalle vedete il telaio frontale, che siamo nel Museo della Scienza Scientifica Mondiale. Abbiamo scoperto il pantone della pelle. Chissà qual è il mio colore. È quello di Paolo. Il suo è più bianco del mio. Il jukebox delle particelle. Visita siamo riusciti a farla, è bellissima ed è quasi vuota perché non ci viene nessuno. Ma come mai?
siamo di nuovo in città pienissima, in centro, e in realtà c'è un casino della miseria. Stiamo andando a prendere la metro per andare alla Triennale. Questo pomeriggio siamo piombati svenuti in albergo perché il caldo ci ha cucinato, era terribile. La prima mostra che visitiamo è di Osvaldo Borsani. Bellissime cose. Ragazze, questa mostra, la triennale, questa serie di mostre ci sta piacendo un sacco. Adesso siamo nella sezione del design italiano, stiamo vedendo delle cose bellissime, le ho già pubblicate sulle stories, non le rimetto perché insomma magari non vi interessa, ma veramente, cioè, ogni volta che vengo a Milano devo venire alla triennale perché fa sempre delle mostre pazzesche che ci piacciono un sacco. Everyone comes out position in the nitty-ocracy. Every scum fights for position, so like fire hierarchy. Bad fate, dust, indoctrination, lies our native language. We fill our heads through the annihilation, repeating all atrocities. Can't stand them, still tyranny, sinking politicians. There once was a time when we rise in opposition, but the brainwashing, the conditioning, repeating all they hope will change, the more ends up the same again. When the music hit me, melody can't move me down, nothing can get to me. Some sounds so soothing, atomic for my aching soul. Su consiglio di Alice, che ringrazio, siamo venuti a mangiare a cena al Yuan Chinese Hot Pot, dove si mangia piccante, però io ho ordinato poco piccante perché il piccante non andiamo molto d'accordo. Invece Paolo ha ordinato piccantissimo. No, meglio, due peperoni. Io uno, e secondo me sarà pure troppo, non vedo l'ora di assaggiare. Caro Paolo, sono arrivate alcune cose. Allora, questo è un riso con i gamberi, il curry, radice di loto con una salsa che a prima vista è piccantissima, e invece a me è arrivata una zuppa con puntine di maiale e tagliatelle e pollo agli anacardi. Buon appetito! Siamo tristi perché oggi è l'ultimo giorno che siamo a Milano. Guardate la faccia triste, finita la vacanza. Però siamo contenti anche di ritornare a Trieste. Tanto ci aspetta un ultimo giorno di shopping. Paolo ancora non lo sa. Comunque, insomma, questa vacanza ci è piaciuta tantissimo, ci ha rilassato. Comprendo anche qualcuno che sta camminando velocissimo, e però una delle cose che mi è piaciuta di più veramente è la galleria Vittorio Emanuele II, Der Zweite. Insomma, veramente bellissimo, cosa dire, è stupenda. Ogni volta che possiamo ci passiamo, anche quando non dobbiamo ci passiamo comunque. Siamo alla Rinascente, come avrete capito, abbiamo passato praticamente tutta la mattina qua e adesso stiamo mangiando anche, e volevamo stare tranquilli e, come dire, rimetterci un momentino in regime dopo le stramangiate dei giorni scorsi. E io sono stata bravissima, infatti ho preso un'insalata, ma qualcun altro non lo è stato altrettanto. Sta nascondendo un panino con la mortadella, signori della corte. Chi avrà ragione quando si ammetterà di avere la pancia? Nei nostri acquisti alla Rinascente, che non vi faccio vedere perché sennò vi annoiate, abbiamo comprato questo. La Meat Mask è una maschera fatta a maglia.
potevo forse resistere, anzi, a dire la verità, me l'ha fatta notare Paolo. E quindi questa qua non vedo l'ora di provarla. Dalla stazione stiamo quasi per partire e ci stiamo rinfrescando con una bella spremuta. E insomma, il nostro viaggio è terminato, è stato molto molto bello, ci siamo divertiti veramente tanto. E se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, spollicionate più che potete e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!